Questa mattina si è tenuta in Corte d'Assise d'Appello a Bari l'udienza del processo di secondo grado a carico del 54enne Biagio Cipparano di Manfredonia, imputato reo confesso dell'omicidio di Pasquale Paglione, consulente del lavoro, avvenuto il 5 febbraio del 2020 a Manfredonia presso lo studio della vittima. Il difensore Michele Sogio e il sostituto procuratore generale Gian Nicola Sinisi hanno concordato una pena di 21 anni e 3 mesi di reclusione, dunque con una riduzione di quasi 3 anni rispetto ai 24 stabiliti dalla Corte d'Assise di Foggia nella sentenza di primo grado. Resta comunque confermato l'impianto accusatorio della Procura di Foggia anche per l'aggravante della premeditazione. L'imputato non era presente ed è attualmente ancora detenuto presso il carcere di Foggia. Credo che questa pena sia maggiormente giusta, tenuto conto che per l'omicidio è prevista la pena minima di 21 anni e che inizialmente Cipparano rischiava una condanna all'ergastolo, visto che gli era stata contestata la premeditazione, ha sottolineato l'avvocato Michele Sodro. Certo, quando si è di fronte alla morte di una persona e ad una pena di oltre 21 anni di reclusione, non ci si può mai dire di essere soddisfatti, ma credo che giustizia sia stata fatta. Ha perso la ragione quel maledetto 5 febbraio, travolto da gelosia e rancore, ma non è certo un criminale incallito, ha concluso Sodro. Non faremo ricorso per Cassazione al solo fine di allungare i tempi. Per noi la vicenda processuale si chiude qui.